Vado? Vai tranquillo. Perché non va? No, come sto? Allora, c'è qualcuno che è nuovo, che non era venuto l'altra volta? Lei non è venuta? Non sei venuta? Chi altro non è venuta? L'altra volta non sei venuta. Non sei venuta. Neanche tu? Cioè, vabbè, allora, diciamo, molto velocemente faccio un piccolo riepilogo e poi mi aggancio di nuovo. Allora, quindi allora dicevamo che verso la fine dell'Ottocento sembrava che ormai la fisica fosse conclusa, nel senso che ormai si sapeva tutto, un po' come quando qualche anno fa uno storico aveva detto che era fin dalla storia, ricordate, perché ormai con il crollo del muro di Berlino, insomma, la storia era finita, cosa che invece ovviamente non è così. E non è così neanche nella fisica, ovviamente. Quindi, però alla fine dell'Ottocento ormai ci si sentiva così sicuri perché si riusciva a spiegare un sacco di cose, a parte qualche piccola problemino che era relativa alla velocità della luce, che adesso vedremo, la quale poi studio della velocità della luce ha portato alla relatività, relatività speciale nel 1905 e dopo circa 10 anni, 15, la relatività generale. Quindi questo nasce col problema che c'era un problemino relativo alla luce, come vedremo. E poi invece c'è un altro aspetto che non tornava molto bene, che era l'emissione del corpo nero. Vabbè, il corpo nero, cos'è il corpo nero? È un oggetto, come tutti noi conosciamo, quando siamo al sole assorbe energia, fa caldo, no? Quindi assorbe molto bene l'energia, in particolare l'energia solare, e c'era qualcosa che non tornava. E da lì è nata poi invece un altro grande filone importante, che è la meccanica quantistica. Adesso noi ci occuperemo, in questa prima fase, la parte relativa alla relatività, quella speciale e poi quella generale. Naturalmente faremo non uso di formule, perché altrimenti dovremmo fare, cioè, non è questa la per fare queste cose. Allora, che cos'è che si sapeva appunto verso la fine dell'Ottocento? Beh, insomma, Galileo prima e Newton dopo avevano dato un grande impulso, no? Alla ricerca, alla conoscenza, soprattutto la parte relativa alla meccanica, lo studio dei corpi, la gravità, e quindi diciamo per primo fu Galileo, il quale Galileo aveva posto diversi problemi, ha risolto alcuni problemi, molti problemi, tra cui un fatto importante che era l'individuazione di un sistema di riferimento, inerziale e non inerziale. Allora, che cos'è un sistema di riferimento inerziale e che cos'è un sistema di riferimento non inerziale? Tra l'altro questo non è altro che il primo principio della dinamica, il quale il primo principio della dinamica che è stato enunciato da Galileo, però poi ripreso da Newton come primo, poi Galileo ha messo il secondo e il terzo, il quale dice che un corpo lasciato a se stesso, no, prosegue di modo rettilineo, uniforme, tanto che non arriva un ente per tutti questa situazione. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se io lancio una pallina, per esempio, in questa direzione, immaginando che non ci sia attrito naturalmente, questa pallina prosegue alla stessa identica velocità come modulo, cioè come numero, ma anche direzione, verso, lei va sempre diritto e non si ferma mai.
Il fatto che non si firmi mai, ovviamente all'inizio sembrava un'assurdità. Quindi Galileo però ha fatto un esperimento geniale, no? Soprattutto a quei tempi. Ha fatto sì che ha rinvigato la superficie sulla quale lui voleva far scorrere questo oggetto e si rese conto che più veniva levigata la superficie e l'oggetto al quale dava un piccolo impulso, no? Andava sempre più lontano, sempre più lontano. Quindi per astrazione ha detto, beh, per estensione, ha detto, beh, vabbè, allora se l'attrito potessimo ridurlo a zero, questo oggetto va di moto rettilineo di forma. Certo, ma questo è anche, questo enunciato, il primo principio della dinamica, è anche la definizione stessa di sistema di riferimento inerziale, che è diverso dal sistema di riferimento non inerziale. Inerziale abbiamo visto qual è, quello che appunto tu lasci una pallina, quella prosegue nel suo moto rettilineo uniforme e non si sposta. Invece qual è il sistema di riferimento non inerziale? Il sistema di riferimento non inerziale è quando per esempio io mi trovo su un treno, il quale treno frena, a un certo punto io sento una forza misteriosa che mi spinge in avanti o indietro si accelera, no? Questa forza non è dovuta a un oggetto, un'interazione con qualcuno, ma è semplicemente, si chiamano forze fittizie, no? Come se fossero non vere, perché non dipendono da un ente, da un'interazione, da una forza, da qualcuno che ti spinge, ma è un qualcosa, no, che invece è dovuto e determinato dal fatto che ho preso un sistema di riferimento non inerziale. Avete preso l'aereo tutti quanti. Allora, quando uno sale nella fase di decollo, voi sentite che l'aereo vi spinge contro lo schienale della vostra poltrona, no? Perché c'è una forte accelerazione dell'aereo per andare avanti, per acquistare velocità. Ma nel momento in cui finalmente riesce a raggiungere la sua quota e va a velocità costante, voi potete alzare, potete bere il caffè, mangiare, a parte i vuoti d'aria che pure determinano, no, un qualcosa per cui diventano anche lì momentaneamente un sistema di riferimento non inerziale. Quindi la differenza sostanziale è che il sistema di riferimento inerziale è quello appunto in cui io lancio questa monetina e lei prosegue nel suo moto rettilineo uniforme. Non solo, ma nel famoso scritto di Galileo, che fra l'altro Galileo passa, no, sicuramente, io non sono un esperto, ma certamente è considerato uno dei più grandi scrittori dell'epoca. Diciamo, i suoi scritti sono fantastici, sono bellissimi, nella sua spiegazione, diciamo, è proprio bravo, anche da questo punto di vista. Bene, in questo libro in cui lui parla dei massimi sistemi, descrive appunto di immaginarsi di stare in una chiatta, la quale chiatta sta... naviga a velocità costante e senza affacciarsi all'esterno, stando all'interno di questa barca, la persona, poiché la nave viaggia a velocità costante, le mosche che gironzolavano prima continuano a gironzolare più nemmeno come prima, no? Nessuno si accorge di nulla. Se io andassi a fare un esperimento in quella chiatta, io otterrei esattamente lo stesso identico risultato di quello che io otterrei se lo facessi sulla Terra o su qualunque altro sistema di riferimento inerziale che cambia magari la velocità, che ha velocità diversa, ma purché tutti e due viaggino a velocità costante, anche se diversa tra di loro, ma costante, no? Gli esperimenti sono tutti quanti replicabili, quindi le leggi che vengono determinate dall'esperimento, quindi le leggi della natura che io trovo in questo mio sistema di riferimento inerziale sarà identico a quello che io trovo in qualunque altro sistema di riferimento. E questo, diciamo, è un caposaldo importante, perché poi adesso tratteremo di nuovo questa storia quando andremo a vedere l'elaborazione che ne fa Einstein. Ma allora, visto che è importante il sistema di riferimento inerziale, giochiamo un attimino e vediamo di definire che cos'è un sistema di riferimento inerziale. Io vi ho detto per esempio qua, ecco, che distanza c'è tra me e te?
Impadimenti. 5 metri. 5 metri. 3 mezzi. 3 mezzi. Vabbè, quello che è. Io sono questo e tu sei questa, va bene? E c'è una D che io chiamo, una distanza. Adesso tra te e la persona che sta dietro, quanti metri ci stanno? 2 metri. E quella persona è questa qua, va bene? Allora, adesso, qual è la distanza quindi invece che c'è tra me e... è lei che sta in fondo. Quella sono gli altri due. È la somma di due. È la somma, la distanza che c'è tra me e te, più la distanza che tu vedi lei. Chiamiamo appunto D la distanza che c'è tra me e te. Chiamo X la distanza che io vedo, che lei vista da me, dalla mia posizione, la persona che è lontana, e tu invece la chiami X', la distanza tra te e lei. Quindi scriviamo questa distanza qua, x, che sarebbe la distanza che io vedo, no? Che è uguale alla distanza d che c'è tra me e te, più la distanza che tu vedi tra te e la persona che ti sta dietro. Va bene? No. Quindi questa è la relazione, l'ho chiamata. Però adesso immaginiamo che questo sistema... Immaginiamo che questo sistema, cioè dove stai tu con la tua collega dietro, sia un treno che viaggia a velocità costante. Io sto fermo, io sono in capostazione, voi state su un treno, voi viaggiate a una velocità costante, che chiamiamo V con zero, va bene? Allora, man mano che passa il tempo, questa distanza aumenta. Come aumenta? Beh, col tempo, la velocità che ha il treno, che ho chiamato V zero, per il tempo. Quindi x è anche uguale a v0t più x'. Va bene? Ed è questa qua. Allora, quindi, questa si chiama una trasformata di Galileo. Cosa mi dice questa? Che la distanza invece che vedi tu, adesso sto cambiando, x' che è uguale a x meno v0t. È la stessa cosa di questa, ho cambiato semplicemente, io lo vedo con x, tu lo vedi qui. E t, il tempo è uguale? Beh, ovvio che il tempo è uguale, per Bacco, perché a meno che non ci abbiamo gli orologi sfasciati, vanno tutti e due allo stesso modo, quindi se prendessimo due orologi che funzionano bene, mi sono allo stesso tempo. Il tempo è assoluto. La velocità, diciamo la velocità non è assoluta, perché abbiamo detto, anzi Galileo ha detto, che se io mi trovo su un sistema di riferimento, e tutti gli esperimenti sono identici e io non guardo per nulla da fuori, io che ne so a che velocità sto andando rispetto a lui? Non lo so, non lo posso sapere, no? Però ciò nonostante, tutte le misure che io faccio sono consistenti con le misure che fa il mio collega che sta su un altro sistema di riferimento. Va bene? Cioè come se quella velocità non contasse, diciamo. Come? Come se quella velocità si annullasse. Che sì, perché tu stai ferma nel tuo sistema di riferimento, però tu ti stai muovendo rispetto al mio, va bene? Quindi ci si muovono tutti e due con velocità costante. E appunto, noi non siamo in grado di dire qual è la mia velocità. Io non posso dire qual è la mia velocità, a meno che non guardo fuori e vedo, guarda quello che... Ma io di nuovo, anche in quel caso, non misuro una velocità assoluta, sto misurando la velocità rispetto a lui. Quello che vedo. Newton diceva poi che però c'era la velocità assoluta, che era quella riferita alle stelle fisse, ma anche quello è falso, perché poi anche le stelle fisse si muovono. Quindi la velocità è assolutamente relativa, non è una velocità assoluta. Bene, naturalmente questa la riprenderemo, si chiama trasformata di Galileo, semplicissima però importante. Naturalmente come conseguenza della trasformata di Galileo c'è un'altra conseguenza interessante, che x che cos'è? È una distanza, una distanza è data una velocità per il tempo, anche questo è dato una velocità per un tempo, anche questo è già un zero perché tolgo il tempo e ottengo una relazione importante, che la velocità che io vedo dell'ultima persona è uguale alla velocità con la quale il treno si muove più la velocità che lei si muove rispetto a te. Insomma, cosa vuol dire? Vuol dire che se io sto su un treno
Anzi, immaginiamo tu che stai su un treno che viaggia a velocità costante, io sto fuori e vedo il treno, tu hai una palla in mano, la lanci verso la tua collega, la velocità che io vedo qual è? È la velocità che tu imprimi, che chiami V' più la velocità del treno, va bene? Quindi la velocità che deriva dalla trasformata di Galileo si sommano. Quindi se io sto andando a 100 all'ora e lancio una palla a 50 all'ora, il capostazione che è fermo vede la mia velocità, che sono 100, più la pallina, che sono 50, mi vede 100, vede, sa, conosce, misura che è la velocità di quella pallina, dà la velocità mia più la velocità della pallina, cioè 150 km orari. Va bene? Ok. Ora vi ricordate poi chi c'era, che poi è venuto Newton, no? Quindi Newton, vi ricordate questa cosa, no? Cioè, che in definitiva fa capire, questo è un disegno che fece Newton direttamente per far capire per quale motivo gli oggetti ruotano intorno al Sole o la Luna ruota intorno alla Terra. Significa che se tu hai un cannone e spari, no? La velocità è limitata e quindi dopo un po' fa un piccolo colpo, poi tocca a terra, no? Analogamente, se sparo un'energia maggiore, quindi sparo un'energia maggiore, questa è arriva più lontano. Ma se io gli do una bella velocità sufficientemente elevata, questo signore casca sempre ma non casca mai, cioè cade, vuole cadere, però non tocca mai terra. Ecco perché lui in questo modo si capisce perché la Luna ruota intorno alla Terra e la Terra ruota intorno al Sole. Era la lunga discussione che era venuta a proposito della rivoluzione copernicana. E questo appunto è quello che succede, no? Se noi abbiamo, per esempio, qua il Sole, se l'energia è sufficientemente alta, insomma, lei pallone che noi lanciamo, un pianeta, no? Ruota intorno al Sole. Oppure può descrivere anche un'ellisse. L'ellisse è un caso, il cerchio è un caso particolare dell'ellisse. L'ellisse ha due fuochi, uno e due. Però questi due fuochi, che misura l'eccentricità, se coincidono tutti e due in uno fa un cerchio, ma sono tutti e due orbite chiuse, non riescono a fuggire, va bene? Perché l'energia cinetica di movimento, l'energia di movimento, la velocità con la quale il pianeta si muove, non è sufficientemente alta da sfuggire alla forza di attrazione del Sole. Però se io do una bella schicchera, o qualcuno dà una bella schicchera al pianeta Terra, io prendo e la mando all'infinito e non torna più, come succede spesso quando arrivano le comete, no? Alcune comete vengono una volta e poi non le vediamo più, alcune invece tornano, sono ricorrenti perché hanno un'orbita ellittica, ma chi ha un'orbita parabolica o addirittura iperbolica la vediamo una volta e non la vediamo più perché sfugge all'attrazione gravitazionale del Sole. Insomma, la situazione era così felice dal punto di vista della conoscenza della fisica, per cui, insomma, tutto tornava a terra. C'era però un problemino una volta, intorno al 1800, fu visto che l'orbita di Urano, Urano è uno degli ultimi nostri pianeti, no? Ci aveva qualche difficoltà a essere incamerata nell'ellisse di Newton. Non tornava bene i conti, la gente si è preoccupata. Cioè, ma come? Possibile? Sì, in effetti si facevano i conti, facevano le misure, eccetera. Non era la stessa cosa. Qualcuno cominciava a dire, vuoi vedere che Newton in fondo non è corretta, bisogna cambiare la formula di attrazione tra due pianeti, la famosa forza che è uguale a massa 1 moltiplicato massa 2 diviso la distanza che c'è elevata al quadrato, e insomma la gente era un po' preoccupata. A un certo punto però un astronomo inglese, il cui nome non me lo ricordo, disse, signori,
immaginiamo che ci sia un altro pianeta che noi non conosciamo e che sta più o meno da queste parti, che faccia questa orbita, che ha questa massa. Se è vero, questo signore perturba in qualche modo il pianeta Urano e fa sì che lei faccia un'orbita fuori norma. Se è così, puntate i vostri cannocchiali il giorno tot, all'ora tot, in una certa direzione e vediamo se c'è. Fu trovata. E infatti fu chiamato appunto Nettuno. Quindi non vi immagino la gioia. Il rischio qual era? Il rischio era che ormai, stiamo parlando intorno al 1800, Newton era del 700, quindi il rischio qual era? Era che Newton diventasse un nuovo Ipsedixit, insomma un nuovo Aristotele, perché quello era Newton, l'ha detto Newton, si è molto caro, no, perché in fisica non c'è nessun padrone, non c'è nessuna autorità, no, non ci sono autorità in fisica, chiunque può dire la sua, purché lo dimostri, purché lo dimostri. Va bene, e Urano è quello qua, quindi come lo sapete è azzurro e non per questo, è proprio per questo che è stato dato il nome di Nettuno, dio del mare. Quindi tutta gioia, ma poi siamo nel periodo in cui il 700-800 è stato anche la scoperta della termodinamica. Che cosa è? Qual è? Adesso senza entrare nella termodinamica, perché l'oggetto di un argomento non è la termodinamica, ma arrivare piano piano alla relatività, con calma. Però per dire che insomma c'era tutta una messe di risultati importanti che spiegavano fenomeni naturali, e tra questi appunto lo studio della... scusa, sto fuori zona, mi metto qua. Lo studio del calore. Infatti la gente dice, ma che è sto calore? No? Beh, il calore è una forma di energia. In che senso è una forma di energia? Beh, nel senso che se io ho un gas e lo riscaldo, che succede? Succede che le molecole, infatti proprio in quell'occasione finalmente è stata dimostrata l'esistenza degli atomi e delle molecole, grazie alla termodinamica. Se io riscaldo un gas, che fa? Questo gas, le particelle, cioè gli atomi, in quel caso le molecole, si agitano sempre di più. Vedete quelle palline da spirito che stanno là dentro, e lì quel coso bianco è un tappo. Man mano che il signore aumenta la potenza, si vede che sta riscaldando, aumenta l'energia, vedete, delle particelle, degli atomi, e aumenta la pressione. Quindi aumentando la pressione, questo sta facendo un lavoro, no? Perché tira su qualcosa, ok? Non solo, ma quindi, però vedete che le particelle, gli atomi, le molecole in questo caso, si agitano in maniera disordinata, non in maniera ordinata. Disordinata, ma c'è nonostante energia. Quando noi abbiamo un fiume, no? Accidenti, mi metto sempre qua. Quando noi abbiamo un fiume, che cosa facciamo per estrarre, per ottenere energia elettrica? Beh, gli facciamo fare una cascatella. Quella è tutta energia ordinata. Tutte le molecole dell'acqua hanno la stessa velocità, no? Cadono giù. Quindi è tutto ordinato, allora è facile mettere in rotazione una pala, no? Un mulino, e facendo girare il mulino lei sta facendo lavoro, questo lavoro lo converto da lavoro meccanico in lavoro elettrico, e quindi ecco la qua energia elettrica. Ma allora, però da qui come facciamo a estrarre il lavoro? Come facciamo? In fondo, sì, anche il mare, che è enorme, per l'acqua, sì, c'ha una certa temperatura, ma c'ha tanta energia, perché... Non dimentichiamo che la temperatura, lo zero assoluto, sta a meno 273,12 gradi centigradi. Quindi a 30 gradi sapete quanta energia c'è, ma è una cosa immensa. Ma allora perché non la studiamo? Perché è energia disordinata, perché ognuno se ne va di qua e chi se ne va di là. Quindi alla fine un gran casino, non si capisce niente per estrarla. Però Joule intorno al 1700, avete visto che
l'era in cui sono state trovate le macchine, hanno inventato le macchine, i motori non elettrici, ma i motori, perché l'elettricità ancora c'è, ma i motori termici. E come funzionano questi motori termici? Questi motori termici funzionano in questo modo. Dopo, cioè, ci sono tanti studi, ma insomma, se io ho un termostato caldo, per esempio un oggetto a temperatura molto alta, e c'è un oggetto a temperatura fredda, se io li metto a contatto l'uno con l'altro, è ovvio, il caldo se ne va verso il freddo e si porta alla stessa temperatura. Ma se io voglio estrarre il lavoro, che devo fare? Bene, il primo principio della termodinamica dice che l'energia si conserva, ma il secondo principio dice che se tu vuoi ottenere del lavoro da un'unica sorgente, t'attacchi, non ci riesci. Ma se tu vuoi ottenere lavoro utilizzando la quantità di calore che tu puoi assorbire da una sorgente a temperatura calda, devi pagare il pizzo, devi dare una parte di calore alla temperatura, al termostato freddo, e solo una parte ne va in lavoro. Le nostre macchine che noi usiamo tutti i giorni, diciamo, un rendimento, si chiama rendimento, l'energia che io riesco a ottenere per il lavoro rispetto all'energia che io assorbo. Il rendimento sono circa il 30%, 35%, ma non di più, il resto lo buttiamo, purtroppo. Cioè lo diamo, no, alla sorgente più fredda. E quindi questo è appunto il secondo principio della termodinamica, dice appunto che se tu vuoi ottenere del lavoro da una sorgente calda, devi in qualche modo dare, no, calore alla sorgente fredda. Infatti la macchina, che cosa fa? Ci metti la benzina, avviene lo scoppio, la temperatura di questo gas si porta molto alta, e però lei deve scambiare questo calore con l'ambiente esterno. Tant'è vero che se non facciamo attenzione il radiatore bolle, quindi dobbiamo raffreddarlo a temperatura ambiente in cui ci si trova, no? E allora in questo modo riusciamo a ottenere lavoro. Ma la cosa piacevole è che io posso invertire il lavoro, far sì che faccio del lavoro su questa macchina, e lei che fa? Mi prende l'aria fredda, la parte calda dell'aria fredda, mettiamola così, e me la porta su, e quindi ho una pompa di calore, il cui rendimento invece è molto alto, no? Perché oggi come oggi le pompe di calore hanno qualcosa come un fattore 4, no? Cioè io riesco a fare, se io do un kilowatt, giusto per parlare in termini più tecnici, se io ho un kilowatt, do un kilowatt alla mia pompa di calore, lei non me ne dà uno, me ne dà 4 di calore, perché lei riesce, il lavoro che faccio intanto me lo trasforma in calore, ma lei riesce anche a trasportare parte del calore che sta dal sorgente a temperatura più fredda. Ecco perché oggi come oggi ci sono gli incentivi sulle pompe di calore, perché effettivamente, infatti a casa mia ci sono tutte le pompe di calore e spendo meno che con la legna, a parte che poi mi fanno male pure le ossa, insomma, la legna, insomma, è una gran fatica. Domande fino qua? Quali sono le pompe di calore che lei usa a casa? Io non ho ancora termoventilatore. La pompa di calore sono quelli che voi utilizzate anche per l'estate. Facciamo un esempio. Climatizzatore. Climatizzatore. Sì. Che cosa? Il condizionatore. Quelli che si usano anche per l'estate. Ok, quindi un condizionatore. Sì. Anche il frigorifero. Ma c'è il frigorifero. Sì, però il frigorifero non vale la pena. Il problema, quindi c'è comunque un dispendio di energia elettrica. Beh, certo. Condizionatore. Gratis, non c'è niente. Questo fatto che mi spiegavano, passavo dal caldo al freddo, dal freddo al caldo, non riuscivo a vederlo, sì, all'atto pratico, sono sincera. Allora, quello che succede, facendo, invertiamo questa macchina, no? Uh-huh. Anziché dare calore al termostato freddo, io e sfruttare il lavoro, io faccio l'inverso, gli do lavoro, il kilowatt, e lei, il kilowatt, quando voi accendete una stufetta elettrica, accendete un kilowatt e lei vi dà un kilowatt. Né più né meno, ok? Quindi nel momento in cui voi accendete la stufetta elettrica, quella che si usava, no? Che si usa ancora, quindi è assolutamente non conveniente utilizzare quella, perché io applico un kilowatt e lei un kilowatt mi dà.
In questo caso io ho un kilowatt che metto in funzione, ma poi alla fine il lavoro se ne va alla fine sempre in calore, quindi tutto il lavoro se ne va in calore alla fine della storia. Però facendo questo lavoro riesci anche a trasportare parte del calore che comunque c'è nel termostato freddo, perché per quanto sia non sta allo zero assoluto, meno 273,12 centimetri, ma sarà a 30, a 20 gradi, a 10 gradi, no? Quindi lei comunque, poiché ci sta l'energia che è disordinata, però io riesco a incanalare quella buona e me la porto sopra. Quindi io ho non soltanto il kilowatt che somministro per alimentare la pompa, la quale l'energia se ne va comunque in calore, più questa qui che io riesco a portare dall'esterno che fa freddo dentro casa che la riscalda, diciamo riscalda. La prelevo la parte calda e me la porto dentro casa. Naturalmente l'ambiente esterno si raffredda. Non so se è chiaro. Sì. Perché dicevo alla fine il lavoro se ne va tutto in calore? Perché alla fine la termodinamica ci insegna questo, che se ad esempio io ho la cascata dell'acqua, quella famosa che noi volevamo utilizzare per ottenere energia, no? Se io non la utilizzo, la lascio lì, boom, fa lo scroscio, si riscalda localmente, si riscalda, no? Perché un oggetto prende e casca, tutta quell'energia alla fine se ne va in agitazione termica. Ma agitazione termica vuol dire calore. Quindi alla fine tutto il lavoro, tutta anche l'energia ordinata, se ne va alla fine in lavoro, in calore, scusate. Anche quella umana. Anche quella umana. Una macchina che corre e voi togliete tutto, no? Non date più né freni, lui si rallenta. Perché si rallenta? Perché c'è la forza di attrito. L'attrito con i pneumatici, con l'asfalto, con l'aria e tutta la mia energia che era ordinata, perché la macchina corre a 100 km orari, fa sì che serve per mettere in agitazione le molecole dell'aria, le molecole dei pneumatici e le molecole dell'asfalto. Quindi si era tutto in calore, alla fine tutto in calore. Ok? Domande? Vado avanti? Sì. Vabbè, adesso magari faremo poi un altro seminario su l'elettricità e il magnetismo, perché anche quello fa parte del 700-800. Due parole soltanto per questi due personaggi importanti. Faraday era ignorante di matematica, quindi consolati, però era un geniale da un punto di vista sperimentale, era geniale. E lui, grazie a lui, che si è inventato le linee del campo, che oggi si usa a livello teorico, ha inventato e ha scoperto con i suoi esperimenti come funziona l'interazione tra elettricità e magnetismo, però le aveva scritte senza formule, perché lui non era bravo in matematica, e aveva fatto tutte le linee di flusso, aveva fatto tanti giochini che adesso non vi sto a raccontare. Ecco, per esempio lì c'è una carica elettrica, ne parleremo che cos'è il campo vettoriale, ma insomma a un certo punto però lui prende e vuole andare da un bravo matematico, da un bravo teorico, diciamo. Contatta diversi professoroni, i quali lo snobbano, perché lui è un pochino, no? Un po' autodidatta, era semplicemente molto appassionato degli esperimenti di fisica, però non aveva gli elementi matematici. Bussa alla porta di Maxwell, lo riceve il suo maggiordomo, perché insomma lì gli faceva la ricerca all'epoca, erano signorotti che non c'erano niente da fare, no? Quindi, però c'erano pure pochi soldi, per cui non servivano finanziamenti che oggi ci dà lo Stato, no? All'epoca bastava avere un po' di soldi, poi quelli non lavoravano in quel momento, e meno male, diciamo, no? Quindi, grazie a loro abbiamo scoperto un sacco di cose. Quindi Maxwell prese questi faldoni e in effetti rimase impressionato da quello che c'era scritto. Cioè da quello che era disegnato più che altro, e lui, che era un grande anche teorico, le trascrisse in formule, quattro formule, sono quattro formule. Scusa, io non so Maxwell che cos'era. È un fisico. Un fisico teorico. Allora, i fisici si distinguono grosso modo in fisici teorici e fisici sperimentali. Il teorico è quello che fa i conti, sì.
con la matematica, inventa la matematica per spiegare alcuni fenomeni, e lo sperimentale invece verifica i conti oppure scopre nuovi eventi, nuovi risultati che poi devono essere studiati per capire, devono fare un modello. Il teorico si occupa del modello, va bene? Invece lo sperimentale cerca o di dimostrare il modello che ha fatto il teorico, oppure di trovo qualcosa di nuovo che va spiegato. E infatti è stato così, perché Faraday, che era un bravo sperimentatore, aveva trovato cose che però lui non riusciva a quantificare, a metterle su in forma analitica, matematica. Maxwell lo fece, e sono le famose quattro equazioni, in cui ha unificato, in la prima grande unificazione della fisica, tra l'elettricità con il magnetismo. Quindi elettricità e magnetismo, ne parleremo magari in un secondo tempo, vengono unificate con queste quattro equazioni. E queste quattro equazioni spiega tutto lo scibile umano per quanto riguarda l'elettricità, il magnetismo e le onde. Perché le onde elettromagnetiche, la luce, non è altro che è un'onda che si propaga, in cui il campo elettrico, cioè dovuto alle cariche elettriche, e il campo magnetico, dovuto alla corrente, oscillano e si propagano. Insomma, il campo elettrico fa ta 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 e si propaga. Tra l'altro avevo fatto uno schemino qua, forse... Ecco, immaginiamo che una carica elettrica A, poi vi spiegheremo che cosa sono queste linee del campo, non è altro che... Beh, ci devo perdere troppo tempo, lo voglio evitare. Però immaginate che queste linee siano reali, non si vedono, ma sono reali, perché le posso sperimentare. Se io agito questa carica, il suo giù, lo sbucino alla romana, che succede? Che tutte queste linee, che qui erano belle dritte, si deformano e si propagano nello spazio. Sono onde, sono le onde elettromagnetiche. Sono quelle che noi ricepiamo quando andiamo a prendere il segnale della televisione, quando andiamo a prendere il segnale della radio. Queste sono le onde, ma faremo magari un seminario a parte. Vabbè, poi ci sta anche l'idraulico, ma questo di nuovo se lo facciamo. Ora, torniamo al problema della velocità della luce. Che ci sono problemi, non so batteria, batteria. Allora, le quattro equazioni di Maxwell di cui abbiamo appena accennato prevedono l'esistenza di onde elettromagnetiche. Ora, queste onde elettromagnetiche sono onde, né più né meno come le onde del mare o le onde sonore, grazie alle quali voi mi ascoltate, mi sentite. Però la gente diceva, sì, per Bacco, però le onde si propagano, e per propagarsi hanno bisogno di un mezzo,